Si inizia così, raccoglimento in ricordo di Anna Frank. Dopodiché la gara può iniziare con tranquillità. Spoltore paterno, ambizioni diverse, caratteristiche diverse. Il paterno allenato per transitare nelle alte sfere della classifica, e questo non è una novità, forgiato a dovere dal trainer Turti, in tanti dicono che questo sia l'anno buono. Lo spoltore assaggia l'eccellenza, lo mastica, lo degusta, come se fosse una sorta di master chef. Senza dubbi è la new revelation di questo cooking show calcistico. Fischia Mastro Domenico di Policoro, inizia con il piede giusto lo spoltore, anzi con quello di Morales al tredicesimo. Riprende Ranieri subito al tiro, traversa. Concreta la reazione del paterno al quattordicesimo con Gaeta. Proietti sfodera, ottima reattività. Step by step, lo spoltore prende forma. Marco Maselli ci porta al minuto 23. Nardone al cross. Il pallone viene toccato con il braccio da un difensore marsicano. E rigore? Giudicate voi. 31esimo. Quando vuole il paterno fa male, come in questo caso con Della Penna. Proietti è in forma e si vede. Lo spoltore concretizza tutto il gioco profuso con il vantaggio griffato da Grassi, meritevole di un replay. 1-0. Classe 1997. Il paterno inaspettatamente è annichilito e, guarda caso, subisce il raddoppio prima dello scadere del primo tempo. Rete segnata da Ranieri. 2-0 e tutti negli spogliatoi. Lo spoltore con sagacia tecnica riesce a gestire il vantaggio senza soffrire, vuoi anche dalla giornata negativa dei marsicani. Sono cose che accadono anche ai migliori. Infatti, focus al minuto 31, Della Penna giù in terra e rigore. Dal dischetto lepre viene stregato da Proietti. Autentica parata. Altro che tiro sbagliato, come si usa dire spesso e volentieri. L'incontro chiude i suoi battenti al 41esimo, quando Sanchez mette in rete il definitivo 3-0. I protagonisti ai nostri microfoni. Eccolo con noi il trainer dello spoltore Donato Runci. Dunque, è una vittoria meritata, tra le altre cose, che va a consolidare il buon momento di questa formazione che io definisco la new revelation del torneo. Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto il primo tempo. Primo tempo, prima del gol, abbiamo avuto 3-4 occasioni, potevamo sbloccarla prima. Abbiamo fatto, secondo me, forse il miglior primo tempo dell'anno. Bene, bene, bene. Secondo tempo loro chiaramente hanno cercato di mettere qualcosa in più, ma come era giusto che sia, e hanno cominciato ad accorciare moltissimo sulla palla lunga che mettevano davanti, e sulle seconde palle ci hanno creato diversi problemi, anche se non mi ricordo grossi interventi del nostro portiere. E poi c'è stato l'episodio del rigore che la poteva riaprire, non lo so, rivediamo stasera, dove Proietti è stato bravissimo nel pararlo, e poi non abbiamo rischiato più, abbiamo dato la forza anche di trovare il terzo gol. Penso che oggi, ragazzi, veramente sotto l'aspetto dell'impegno, del cuore e della determinazione, hanno fatto una grandissima gara contro un avversario forte. Trainer Tonino Torti, ci vogliamo scherzare sopra? Siamo in tema di Halloween, dolcetto o scherzetto? Tutte e due, dice lei. No, effettivamente abbiamo fatto un primo tempo da dimenticare, troppo brutti per essere veri. Poi il secondo tempo c'è stata una buonissima reazione, abbiamo avuto la possibilità di riaprire la partita, abbiamo sbagliato il rigore, però loro il primo tempo hanno fatto una partita
partita importante, noi però in campo non c'eravamo, arriviamo sempre secondi su ogni pallone, loro giocavano con tranquillità estrema, noi abbiamo capito che bisognava prestare il portatore delle palle in maniera importante da non farli giocare semplici, facili, invece loro l'hanno fatto, noi non c'eravamo in campo, infatti i due gol ce li siamo fatti in autonomia, ma al di là di quello il primo tempo loro sono stati superiori, poi ripeto, giustamente loro il secondo tempo difendevano, hanno cercato di portare avanti il risultato acquisito nel primo tempo, noi abbiamo reagito, ripeto, abbiamo avuto l'occasione per poter riaprire la partita, però alla fine il risultato è giusto perché loro l'hanno meritato.